Non ho mai baciato qualcuno davanti a una telecamera, comincio ora. Bacio meglio di così, è solo che sono un po' imbarazzata, ok? Buongiorno, oggi siamo Lecce, vi portiamo da Bros. Oggi inoltre rispondiamo all'annoso quesito: ma gli stellati al sud, ma quando li fate? I see you looking like a snack, let me see some. You are the wifey type, baby you could be one. Let me change your life, I could show you many reasons, different seasons. Ci siamo seduti, il posto è molto particolare, ricorda un po' un club. Club di Berlino. Per la precisione. Per la precisione. Ricordiamo tutte le volte in cui Francia è andata nei club di Berlino, per cui quanto ne sa dei club di Berlino, Francia? Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with her. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Ti vado a servire una pompelmada con verbena per rinfrescarvi prima di iniziare. Quando ti siedi, ti viene portato un giornale. Il giornale si chiama What Are You Made Of? E sostanzialmente a fine pranzo verremo invitati a scrivere di che cosa siamo fatti. C'è una musica super figa in sottofondo che non vi posso far sentire perché sennò YouTube mi butta giù il video. Anzi, pronti via, ho subito rotto le palle chiedendo di abbassarla un pochettino. Se la musica è troppo alta, vuol dire che sei vecchio. Vi presento Pierre de Goviar, un piccolo produttore vicino a Hauteville, siamo in Champagne. Abbiamo un Brut, 30% Chardonnay, 30% Pinot Nero e 40% Pinot Meunier. Secondo noi ideale per iniziare, una buona struttura, una buona freschezza, una buona acidità. Ed effettivamente, ragazzi, noi da dentro vediamo fuori, ma da fuori non si vede dentro. Un po' come i furgoni dove stanno le top star. A me venivano in mente i sexy shop. A me venivano i furgoni. A ognuno gli viene quello che gli viene. Il primo di una serie di assaggi che faranno un po' da preview a quello che è il menù vero e proprio. È una pelle, diciamo, una gelatina con siero e sanapi. Una sorta di senape selvatica che cresce qui naturalmente. Prendetela con le tre dita perché all'interno c'è qualcosa. Ansia da prestazione. Combinerò un casino. E per questo che ho aperto un canale YouTube. Dimmi quando posso andare. Vai. No, 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 no. Sto scherzando. Dentro c'è il sanapi, che è l'erba senaposa che citava prima. Molto slimer. Il gusto di senape è molto forte. Prego. Ok. Questa è pelle di pesce? Sì. Decisamente sfizioso. Buona, questa di fatto era una chips al gusto pesce, ragazzi. Nostra tosa al fungo. Queste le mangeremo come se fosse un sandwich. Che forte, ragazzi. Ci sono due consistenze di fungo, secondo me. Anzi, secondo me è tutta una reinterpretazione del fungo. La polverina sopra è polverina di fungo. Abbiamo iniziato in maniera molto divertente, ragazzi. Sa tutto di fungo, la chips, la gelatina, molto buono. Cozze e sedano, queste le mangeremo ad un sol boccone. È molto divertente questa serie di amuse-bouche che stanno arrivando. La cozza è sferificata, top. Sì, praticamente la cozza non è solida, l'hai già detto sferificata. Pittule del ricotta escante. Sembrano due uova all'interno di un nido, e invece è ricotta, è calda, l'involucro esterno è leggermente croccantino, buonissimo. Piace molto come abbiamo iniziato, devo dire. Nostro mandarino, se mangia anche la pelle. È fighissimo. La vedi questa cosa qua? È una puntina di sale. Che bomba! Questo era fighissimo, raga. Non era proprio uno spicchio di mandarino, ma anche qua era una sorta di cosa ricostruita, super buona. Quesito, ma il restante mandarino, che è un normale mandarino, possiamo sbucciarlo e mangiarcelo? No? È di figura? Serve per il prossimo utente? Vi aspettiamo questa parte, in primis per farvi dare una sbirciata anche alla cucina. E questo invece è l'ultimo momento degli assaggi, quindi finiamo con un gelato. Ci piace intervallare il salato con il dolce anche. È leggermente dolce ed è un gelato molto plastico che facciamo con del trifoglio, che è la nostra classica cetosella. Quindi vi piace proprio lavorare al buio, mi pare di capire. Sì, in realtà sì, loro hanno delle lucine che quindi quando gli servono le accendono, un po' come i minatori. Ci piace mantenere l'atmosfera uguale, se in No, è cucina che È fighissimo. Lo mangiate qui e all'interno c'è anche del lentisco, sentirete un sapore molto balsamico e leggermente amaro. Molto erbaceo. Esatto. Ho azzeccato il commento. Te la sei rischiata tantissimo. Bene, signori, qua abbiamo il primo approccio, il primo bacio con il nostro menù, así che iniziamo a limonare.
Arance e San Marzano. Finisco di arrotolarmi le maniche perché questo è un menù impegnativo. Non ho mai baciato qualcuno davanti a una telecamera, comincio ora. Ti tocca farlo qua. Bacio meglio di così, solo che sono un po' imbarazzata, ok? Diciamo che in questo caso la parola food porn possiamo ritenerla appropriata. Ok. Nel frattempo Franci sta limonando come se non ci fosse un domani, alle mie spalle peraltro. Vai già, non tocca a te. Ma vado come se dovessi baciare veramente? Posso baciarti? Di che paese sei della Tedeschia? Posso baciarti? Fa ridere raga, ma la cosa bella è che per poterlo mangiare fino in fondo dovete veramente limonare. Dovete infilare la lingua dentro il bucato. Quindi se volete andare a recuperare raga, è così. Purtroppo per Giano abbiamo entrambi limonato le labbra dello chef. Sì, perché i calchi erano quelli dello chef Floriano. Non di Isabella Putin. Non di Isabella, Mi spiace. Mi sono limonato Floriano. Prima si assaggia e poi si dice non mi piace, ricordatevelo. Ve lo lascerò lì davanti, ma vi darò io il via per mangiarlo, quindi ve lo spiegherò più tardi. Loro cuociono, quando saranno pronti ve lo diremo. Per il prossimo calice abbiamo Carpe Diem, Domelle Cuen, nella Valle della Loira. Fanno solo 2400 bottiglie circa all'anno, un 100% Melon de Bourgogne. Lui sceglie l'anfora in terracotta e fa i 15 ai 18 mesi. Ah, questo è un tovagliolo. Ogni volta Giano rischia di mangiarsi il tovagliolo. Io quello che mi portano davanti me lo magno, ragazzi. Continuiamo con la nostra olivicellina. Quindi è un'oliva nera che per noi quando eravamo piccoli era famosa per sporcarci, perché sempre nelle campagne c'era. È sporca di violastro. Questo sta a significare già quelli che sono un po' i sentori dell'olivicellina. E quello che abbiamo fatto è stato accentuare questi sentori. Quindi ci sarà all'interno della mora, dei frutti di bosco e sopra della rucola. Mangiatelo con le mani e se avete bisogno di dita per pulire il piatto, usatelo. E dopo Uliassi siamo già al secondo stellato che mi sdogana le dita. Avanti così, ragazzi. Qui ti hanno sdoganato il limone. Ah giusto, qui mi hanno sdoganato il limone. Mi piace un sacco prendere le cose con le mani, sapevatelo. E inevitabilmente ti devi sporcare. Sa prevalentemente di oliva, ovviamente. È bello perché ti devi ciucciare le dita. E poi è freddo, è tipo un semifreddo. Perché questa cosa qua io di solito già la faccio nel vasetto del patè di olive. Quindi sono abbastanza a mio agio in questa situazione, capite? Io sto un po' tornando al gaggan a livello di divertimento, Ci stiamo proprio divertendo, raga. Piatti buoni e giocosi. È arrivato il momento di aprire. E questo è il vostro pane con le rape infocate. Sarebbe affogate. Quello che abbiamo fatto è portare, diciamo, quello che è la rapa infocata, che è un piatto tradizionale nostro, che sarebbe una rapa stufata. Però questa volta l'abbiamo maturata. Quindi è stata maturata in una maniera estrema, in modo da ottenere questa consistenza, questo colore e il gusto che avvertirete tra poco. Anche questo è da mangiare con le mani ed è abbastanza caldo. Non so bene che gusto aspettarmi. È tipo panino. Ha un cuore. Che buono, ragazzi. Panino cotto al vapore con la rapa infucata dentro, che ha questa consistenza cremosissima. Super soffice. Ricorda a tratti, anche se poi in realtà il gusto è molto diverso, il bao. Il ripieno è veramente buono. Eccoci con l'azienda Movia. Abbiamo un 2019, 100% Sauvignon Asse. Qui abbiamo delle botti di 3000 litri che risultano non così invasive come magari una barrique da 235 litri che rilascia più legno. Ostrica e tartufo. In questo caso un tartufo nero e l'ostrica invece la vedete in una versione un po' old style, un po' come potrebbe ricordare un aspic. Quindi sarà leggermente gelatinosa, fredda ovviamente, e crudo per ricordare la nostra tradizione dei frutti di mare. Innanzitutto due notizie. La prima, sono arrivate le posate. Peccato perché con le mani tutto sommato mi stavo trovando bene. Da notare anche, lo so, non ve ne frega niente, mi piace il piatto. Ma bando alle ciance, andiamo all'assaggio. Madò che delicatezza. L'ostrica uno l'ha già assaggiata in un milione di modi diversi. Fatta così non è la solita ostrica noiosa. E qui andiamo avanti invece con cagliata di pecora, quindi di latte di pecora e granchio. Andate fino in fondo, mi raccomando. Ok. Sto servendo un sugo che facciamo con cavolo nero, erba cipollina, sedano e mela verde. La chef si è raccomandata di andare fino in fondo. A sto giro non con la lingua, ma col cucchiaio. Cagliata di latte di pecora e granchio. È molto delicato in abbinamento a questo succo di cavolo. Ridimmi gli ingredienti. Cavolo, erba cipollina, sedano e mela verde. Avete visto? Me li ricordavo tutti.
tutti. Sai qual è l'elemento che mi stupisce di più qua dentro? Il cavolo nero. Non gli avrei dato 2 lire, invece ci sta tantissimo. Sì, ma lo puoi mollare il bicchiere, non te lo ruba nessuno. Patate, pasta e anemoni, dove in realtà quello che c'è già nel piatto, che sono le patate e la pasta, sono più che altro una base per quello che è questa salsa, che è una salsa di anemoni, in purezza. Ah, sono già divisi in realtà. Io tentavo di tagliare. Ah, come si taglia bene, no? Sono già separati. Allora, la pasta e le patate sotto i denti hanno una bella consistenza. Di fatto la salsa di anemoni è il condimento alla pasta. Ricorda molto, almeno a me personalmente, tipo un sughetto di vongole, un sughetto di cozze, un sughetto di molluschi. Pur essendo pasta, patate e una riduzione di anemoni, presentata in questo modo è molto divertente, vero? Oltre a essere molto buona, anche se questo aggettivo è bandito su questo canale. E qui invece abbiamo una cipolla che viene cotta fino ad essere fondente, viene ricoperta della tapioca, e quella che sto versando invece è una salsa di anemoni, dell'olio fatta dalla parte verde della cipolla, quindi dello spunzale, e sopra delle caroselle, quindi è il fiore selvatico del finocchietto. Viene conservato sotto aceto ed è molto molto balsamico, leggermente aniciato. Allora, devo ammettere che a sto giro sono stato poco attento perché ero impegnato con le riprese. Vediamo se le mie papille gustative mi sanno aiutare. Le palline sono super piacevoli, la tapioca brava, la salsina ci sta molto bene, mentre mi sono dimenticato l'interno da cosa è composto. Ce l'ho, cipolla. Qua vi sto lasciando il nostro pane che noi facciamo da Roots, fatto con lievito madre. È un pane di semola, sempre fatto al forno a legna. E poi nostra crema di olio 100% coratina. E un burro di carota, fatto 100% con carota. Un burro 100% carota? Cioè, non sono curioso, di più. Torniamo da noi in Italia, siamo nella regione del Gargano. Abbiamo Marie Foresta, un orange wine, Valentina Passalacqua. Questo calice l'abbiamo dedicato ai prossimi piatti. Con i prossimi piatti vogliamo fare quello che dicono che non è buono, la nostra forza, diciamo. Lei anche. Lei ha 12 appezzamenti, 12 terroir, e per ogni terroir lei produce un vino, rispettando il terreno e la sua unicità. Avete un metodo ancestrale, quindi praticamente la fermentazione continua all'interno della bottiglia, e qui un 100% Pinot Grigio. Com'è un burro 100% carota? Molto acidino, molto godurioso. Ma sa di burro o sa di carota? Di burro. Questo è uno dei nostri iconi. Questo è lo spaghetto, la nostra pasta tiepida, grasso rancido, peperoncino e aglio. Siamo a un piatto che è un signature dish, cioè un cavallo di battaglia degli chef. Questo spaghetto freddo, grasso rancido di maiale, quindi sono già ben predisposto. Peperoncino e aglio. Che buono. Il peperoncino arriva un po' dopo. Mi piace molto freddo. Secondo me è azzardo. Avrebbe il suo senso anche caldo. No vabbè ragazzi, il burro di carota vince tutto, ma proprio a mani bassissime. È una roba pazzesca. Arriva un piatto. E qui invece calamaro con peperone alla concia. È un peperone fermentato, meglio conservato, con aceto, menta, aglio, molto profumato, molto forte. E tutto intorno un'emulsione fatta con del grasso arancino. Seppia. Il grasso e il peperone sopra. Vi vado a preparare un margarita che facciamo con un po' di mezcal riposato. Bueno, un liquore all'arancia, l'arancia brandy. Un sciroppo che facciamo con il fieno bruciato. E il limone. Questo è certo un fieno che prendiamo dal bosco di Scorano, diciamo. E poi un succo di clementina. Prego, signori. E questo invece è il nostro fagiolo, sono dei fagioli con l'occhio, una spuma possiamo dire che facciamo solo con l'acqua di cottura dei fagioli, con salsa molto intensa di aringa e olio di rosmarino. È incredibile pensare che sia una spuma fatta solo con l'acqua di cottura dei fagioli, non con i fagioli. Ho finito i commenti. Per i prossimi piatti andiamo su un rosso. Testa Lunga e il bandito di Dark Side. Il produttore è Carl Hawkins. E siamo in Sudafrica, città del capo. Un 100% Syrah che fa 10 giorni sulle bucce e poco tempo in botti grandi di 500 litri per circa 6 mesi. Quindi in questo vino noterà il frutto, la pienezza che si presta della Syrah, ma comunque dei tannini molto lievi. Seppia e carciofi sotto aceto che vengono poi conservati sotto olio. Quindi la nostra classica tradizione del carciofo sott'olio. Seppia e carciofo, questo sembra quasi un cotechino dalla consistenza. Infatti c'è anche la pellicina esterna tipica
va insaccato, molto delicato, e la consistenza grumosa ricorda proprio quella di un insaccato, quella di un cotechino. Bella come reinterpretazione. Ha talmente la consistenza di un insaccato che mai più andresti a pensare che dentro c'è la seppia e il carciofo. Il gusto di mare però si sente, sì. Continuiamo con l'ultimo piatto salato del menù. Questa che è una salsa di carne molto molto intensa con alghe, una salsa di burro rancido, quindi è un burro ossidato in maniera controllata, con alghe anche qui. Vedrete che man mano si scioglierà anche la parte della gelatina. Il piatto è freddo, la gelatina è solida, ma la salsa di burro rancido piano piano la scioglierà. Il grasso accompagna molto bene, infatti io mischio. Secondo me mischiando viene meglio, perché diventa un succo di carne freddo con il grasso, che dà ulteriore sapore e complessità. Almeno una scarpetta fammela fare. Ora andiamo in meta, sarebbe diciamo la Batcaverna di Bros. Noi qua dentro facciamo tutto quanto, le nostre riunioni, gli shooting, a giocare alla PlayStation, a riposarci e facciamo anche creatività, nuovi piatti, nuove ricette, sviluppiamo tutte le idee per i prossimi menù. Allora, io vi ho fatto camminare fino a qua per assaggiare il vostro pre-dessert di questo menù. Inizio col tagliarvi questo che è un pane alla frutta con dei fichi, delle prugne, dell'uvetta che vengono fatti macerare per circa 10-12 giorni dentro l'importo. Questa è una cotognata, dato che in Salento siamo ricchi di mele cotogne, proprio in campagna quando uno va se le calpesta, le prende direttamente a calci, quindi questo è un prodotto tipico. Mentre questi tre sono tre formaggi, ma sono tutti e tre formaggi completamente vegetali. Questo è un formaggio base mandorla stagionato, che dopodiché andiamo ad affinare con degli aghi di pino e ricorda un po' il classico pecorino salentino. Proseguiamo poi con questo che è un formaggio arborinato fatto con dei pinoli, e l'ultimo che vi vado a tagliare è questo formaggio a crosta fiorita fatto con delle noci. E il pane e la cotognata servono per andare un po' a spezzare tra un formaggio e l'altro, dato che hanno anche gusti abbastanza diversi. E poi qua tutto quello su cui stiamo lavorando, le nostre ricerche, dopo che le abbiamo fatti li fotografiamo, li categoriamo e diciamo. Ci piace comunque che possiate vedere anche quello che c'è dietro al ristorante, non solamente vedere il piatto che viene dal tavolo. Ma è stranissimo questo formaggio. È fatto di mandorle. Però è gradevole, ha comunque una sua acidità e una sua consistenza, ci sta. Quindi adesso spezzo con la mela cotogna e il pane. Vuoi fare il sandwich? Questo che vi è servito è un decotto fatto con mela cotogna, cannella e chiodi di garofano. Questo è un arborinato, quindi c'ha le classiche venature di muffa. Non so com'era quello le mandorle, ma questo si avvicina tantissimo a un formaggio vero. Avverti che non è esattamente la stessa cosa, però veramente, veramente buono. No, qua il gusto di noce è troppo caratteristico per mimetizzarsi rispetto al resto, quindi non. Però molto molto piacevole. La nostra mela insirata, insirata come i formaggi qua in Puglia, l'abbiamo svuotato e riempito di una crema che facciamo con il blue cheese, un formaggio arboninato. Questo è un swap che sarebbe la fermentazione della mela e aceto. Allora vado di mela con formaggio arboninato. Sembra tipo nella cera proprio. È molto buono perché avete l'arborinato che spinge di brutto, ma la mela che contrasta dall'altra parte. Drinkino in abbinamento. Questo sai cosa mi ricorda? Lo so, il kombucha. Esattamente, perché è molto molto acido, è anche molto aromatico ed è anche molto dolce. Però la parte acida spinge di brutto, è una roba non per tutti. Proseguiamo con un vino dolce. Gravisano, il nome dato dalla cantina. Qui abbiamo una malvasia in purezza che fa 2 anni di barrique e dopo procede un affinamento di 12 mesi in acciaio. Qui abbiamo il nostro soufflé all'albicocca. Attenzione con il pirottino del soufflé che è un po' caldo. Che bello quando arrivano sia piatti pazzi e anche gran classiconi che non ti porta più nessuno. Perché ricordate, portare un soufflé al tavolo è un rischio gigante. Perché? E metti che sia floscia nel tragitto. E con il soufflé mi servo un gelato con latte e sambuca e un piccolo battuto di albicocche secche macerate nella sambuca invece. Andiamo all'attacco del soufflé. La cosa più goduriosa è lo zucchero croccantino caramellato che ti scorchia sotto i denti.
Il soufflé ti sta proprio di qualcosa che ti fa la nonna, tipo. Una nonna super cazzuta, eh. Mia nonna al massimo mi faceva la torta di mele. L'altra mia nonna mi faceva il budino confezionato. Nel senso che comprava molto bene. Marco De Bartoli, che dire, famoso produttore siciliano. Qui abbiamo un Marsala che fa 4 anni di affinamento in botti francesi. Produzione circa 10.000 bottiglie. E lo proponiamo sempre per la nostra piccola pasticceria. Noterà che quando lo assaggia aspetti magari un 5-10 secondi che c'è un'evoluzione pazzesca di quello che è il gusto. Iniziamo una piccola pasticceria con un finto croissant, una spuma di latte e del cacao. Diciamo che è un po' al ricordo del cappuccino che si beve la mattina quando si puccia il cornetto. Il finto croissant è una meringa che si va a immergere nella crema di latte. Super goloso. Il nostro crepe dei frutti rossi è una crema di ricotta. Questa è da fare voi, eh. Cucchiaio, crema di ricotta, crepe. È buonissimo, è dolce, è acido, sa di frutti di bosco. Da notare che io devo lavorare tipo col 20% della... Stavo dicendo. Col 20% della crema in meno perché la fai cadere su. Esatto. Potresti fare scarpetta con la crepe. Cioè tu dici, io raccolgo la crepe, la chiudo, tipo raviolo, come mi hanno insegnato le sdore emiliane. Scarpetto qua per raccogliere bene tutto quello che non abbiamo preso. E solo allora me lo magno. Marshmallow di seppia. Per un attimo ho pensato che anche il piatto fosse gommoso. È dolce. Praticamente c'è un osso di seppia incastonato dentro il piatto. Proseguiamo con un raviolo di zucchero filato, al cui interno c'è del lampone. Non finiscono più. Zucchero filato esternamente, lampone, acidissimo, buonissimo. Il contrasto è molto molto piacevole. Proseguiamo con una pasta di frutta alla carruba, un prodotto locale qua del Salento. Sono questi frutti neri che crescono sugli alberi. Tocca a me? Tocca a te. Una gelatina. Alla carruba. Alla carruba. Questa è un'aria congelata di liquirizia e caramello. Aria congelata di liquirizia e caramello, vado? Vai. È stranissima come sensazione, perché quando lo metti in bocca sparisce, è come se non mettessi in bocca niente. Ma in realtà il gusto è veramente intenso. Dai! Lo fa la copertina, magari veniva la copertina. Ma è vero! Cioè tu prendi un pezzettone così gigante, metti in bocca... E aria! E si dissolve! È fichissimo! In bocca ti resta il sapore, però non deglutisci praticamente niente. Naturalmente che facciamo al cioccolato, 75%, e poi pistacchio e bergamotto. Allora, di cosa siamo fatti, ragazzi? Io volevo fare un pensiero un po' profondo, del tipo: siamo fatti delle cose che mangiamo, e più cose mangiamo più siamo aperti mentalmente, e quindi più siamo aperti mentalmente. Poi mi sono detto, sai che c'è? Io sono fatto da hamburger e Francia è fatta di pizza. Come non essere d'accordo? Oh, options, I'm weighing it. If I'm going in, I'm staying in. A king bag, come laying it. Day and night, it's the way of life. I'll weigh you out, then take you out to the Waffle House for some steak and eggs. Pulling up, then we hopping out. Got you walking out. Okay. Questa è la mia pizza. Bella cacata. Ah, voglio vedere il tuo hamburger ora. Sembra un elettrocardiogramma. È il mio elettrocardiogramma, va bene? Ok, ti piace? Dalla piazza di Lecce, di cui non ricordiamo il nome, abbiamo fatto la foto con gli chef, che non è da tutti, anzi sì, perché la fanno con tutti. I palloncini con gli chef. Come tutti. Come tutti. Passiamo subito alla chiusura, la location. Molto diversa rispetto a quello che vi potreste aspettare da un locale in centro a Lecce. Super underground, luci soffuse, musica stilosa, promosso. Menù mi è piaciuto di brutto, ragazzi, perché ci siamo veramente divertiti. Le cose che abbiamo mangiato erano molto buone, però era da tempo che non mi divertivo così tanto. Allo stesso tempo i piatti sono molto identitari e legati alla cucina
cucina del territorio. Il servizio? Il servizio è stato interessante perché ci siamo spostati in più location all'interno del ristorante. Siamo anche andati a visitare il laboratorio. Quindi è stato molto divertente. Infine il conto è stato un conto molto importante per una stella Michelin, perché abbiamo pagato per i due menù più il mio pairing di vini 505 euro. Però ci siamo divertiti, quindi noi siamo soddisfatti. Detto questo, noi vi salutiamo con i palloncini di Bros. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale perché è gratis. Fare like, condividere, seguirci su Instagram e TikTok e tutti gli altri social attualmente esistenti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!